può rilassare un attimo per vedere la 1, comunque siamo consapevoli, per vedere il buon gioco, è un bello sport, dobbiamo venire al Palacastrum a Giulianova. Oggi un risultato all'extra time, come, che gusto ha questa vittoria? Beh, sicuramente l'extra time è duro giocarlo dopo aver assaporato la vittoria, ma se poi il risultato finale credo sia stato un più 7, questo ci rende ancora più gioiosi, anche perché dobbiamo difendere a denti stretti questo eventuale vantaggio nella gara di ritorno. I ragazzi oggi sono stati superlativi dal primo all'ultimo. L'unico rammarico che ho è non aver potuto dare più minuti di quello che forse merita ad Andrea Calò, ma oggi con un Andrzej Maciek in stato di grazia e un Turlo Polipone era duro poter procacciare 5 minuti in più ad Andrea. Possiamo guardare però un lato negativo purtroppo, a inizio di ogni quarto c'è sempre stato un po' di relax, c'è sempre stato al primo quarto un 8-0 e nel quarto il terzo, non ricordo, comunque un altro 8-0 proprio secco. Come mai si rientra sempre un po' troppo delicati? Ma probabilmente è stato un caso, oppure anche una perdita di concentrazione per i 2 minuti o la sosta tra il primo e il secondo tempo. Vorrà dire che dovremo lavorarci in maniera tale da vincere invece di 7 anche di 20, perché no? I rinforzi non si vedono forse, quindi come si potrà agire, visto che comunque ve la battete con le grandi, perché quella di oggi comunque è stata una partita degna di nota contro una squadra che lotta con voi? Ah, sicuramente Porto Torres fa parte della fascia medio-alta, anche se a mio modesto parere ci sono due squadre, Roma e Cantù, che viaggiano proprio a un altro livello. Beh, quelle sono extraterrestri forse. Sono pienamente d'accordo. Quello che mi incute timore invece è come poter affrontare la finale di Coppa Campioni con questi 10 eroi, ma comunque per fare la finale di Coppa Campioni qualcosina ce l'ha. Sono molto emozionato perché comunque è stata una gara tirata fin dall'inizio fino alla fine, compreso il tempo supplementare. E ci aspettavamo un Porto Torres alquanto ostico, come si è visto, comunque un roster molto, molto importante. E siamo riusciti a fare quello che non abbiamo fatto nelle gare iniziali, giocare di squadra e trovare gli spazi per riuscire a entrare comunque sotto canestro, come si vede dal punteggio, che sono molto alto rispetto ai punteggi delle partite precedenti. L'ha infilata da tutte le parti, però un neo forse l'abbiamo trovato noi. All'inizio di ogni quarto c'è sempre stato un po' di relax forse di questa squadra? Sì, relax mentale. Come finisce un quarto dove diciamo, la gara è andata abbastanza, comunque è stata molto, molto, molto avvincente. Si inizia pensando che è facile giocare contro una squadra che comunque è al di sotto di noi e quindi partiamo sempre molto, molto scarichi, però con qualche minuto riusciamo a riprendere la nostra forza, la nostra corsa. Grande spettacolo oggi al Palacastrum, tutto esaurito, tanta gente, tanto tifo che vi ha spinto fino alla fine. Per la Coppa Campioni lanciamo un appello magari? La Coppa Campioni sarebbe proprio il caso, perché giusto, perché gli ospiti si dice che scenderanno in migliaia. Le squadre che vengono sono, diciamo che sono nettamente superiori al Porto Torres e quindi ci vuole molto più pubblico e ci vuole molta, una squadra molto, molto unita, che altrimenti non ci se la fa.